Buongiorno, oggi parleremo di uno dei progetti più importanti legati ai nomi di Shun Kender, che evidenzia al meglio il loro ruolo non di semplici documentaristi ma di autori essi stessi. Non per niente il progetto P18 si è poi trasformato in una mostra al Museum of Modern Art New York nell'estate del 1971, unico riconoscimento che i due fotografi possono vantare nel loro curriculum mentre erano in vita. Il progetto rientra perfettamente nel clima di questi anni a cavallo fra 60 e 70, in cui gli artisti escono nello spazio a cercare nuove ispirazioni. Siamo a New York e alcuni quartieri di zone industriali sono occupati da artisti che qui vivono e lavorano. Si parla di creatività a 360 gradi e di grande sperimentazione. Shun Kender arrivano a New York nel 68, insieme a Tang Lee e Nikki de Saint-Phalle, e verranno ospitati da Oldenburg, conosciuto qualche anno prima alla galleria di Leana Sonnabend. Entrano dunque subito a contatto con la scena artistica più in fermento della città. Il progetto P18 nasce da un'idea di Willoughby Sharp, personalità dell'avanguardia newyorkese. Nell'inverno a cavallo fra il 1970 e il 1971, Sharp invita 27 artisti, tra cui Dan Graham, John Baldessari, Gordon Matta Clark, Daniel Buren, Richard Serra, Mario Merz e Robert Morris, giusto per citarne alcuni, a realizzare una performance. L'evento viene fotografato da Shun e Kender e si svolge in un luogo specifico, il P18, un molo abbandonato di Manhattan. Il tutto sarebbe stato eseguito senza pubblico, ma realizzato esclusivamente per la macchina fotografica. Come funzionava il progetto? Ciascun artista doveva arrivare sul luogo con un testo scritto, una serie di istruzioni da condividere con Shun e Kender. Queste informazioni sarebbero state utili per la realizzazione del proprio intervento e per la documentazione fotografica da parte della coppia di fotografi. In alcuni casi l'idea è stata interamente eseguita dai fotografi, come la serie di Jean Dibet, che diede istruzioni per fare una dozzina di fotografie con la stessa inquadratura, ma usando tempi di esposizione diversi che diminuivano verso il tramonto. Mario Merz era addirittura assente e lasciò piena responsabilità ai fotografi, chiedendo nelle sue istruzioni scritte di eseguire 20 diverse foto del Molo 18 a totale discrezione dei due fotografi, ma con l'intento di restituire la totalità del luogo, creando così un nuovo mondo a sé. John Baldessari, che tra le altre immagini incorniciò una nave con le dita e i pollici, sfidando la profondità di messa a fuoco della fotocamera del duo, ha poi ironicamente ammesso in una conversazione del 2005 che già conosceva l'ottima reputazione dei due e che la sua strategia era stata quella di evitare che i due potessero fare belle fotografie. Il risultato finale sarà una quantità considerevole di scatti, da cui verranno selezionate le 600 immagini che costituiranno la mostra, inaugurata al MoMA il 18 giugno del 1971. A presto!